dall'amministrazione, in particolar modo dall'ufficio urbanistica, relativamente ad alcune questioni che riguardano ovviamente l'assetto urbanistico della nostra città. Nelle scorse volte ci siamo occupati delle aree un po' decentrate del territorio, di quali potevano essere idee che potessero coinvolgere appunto alcune aree periferiche del nostro territorio. La scorsa volta invece sono stati dati dal dirigente degli indirizzi al piano urbanistico comunale, e questa sera ci occupiamo di un'altra tematica particolarmente sentita, che è quella relativa al centro storico. Siamo in attesa dell'arrivo dell'architetto formato, che è a minuti per arrivare, però iniziamo con i due architetti che già la scorsa volta ci hanno fatto compagnia nel precedente incontro. Sono l'architetto Moffa e l'architetto Sacco di Suburbia Mod, a cui cedo volentieri la parola. Prego. Paolo, se vuoi spegnere le luci di... Allora, buonasera, innanzitutto grazie al signor Sindaco, all'assessore Danna, al dirigente ai lavori pubblici napoletano per questa seconda occasione di illustrare un po' le nostre esperienze, e in particolare, visto che il tema della serata ipotesi di esperienza per il recupero del centro storico, ne mostreremo una che riguarda proprio il centro storico di Casoria. La scorsa volta abbiamo illustrato delle attività fatte per altri luoghi, questa volta centriamo proprio l'intervento su Casoria. E racconterò, spero brevemente, per non tediarvi, una vicenda che ci ha visto protagonisti, che è partita nel 2000 con la partecipazione al secondo concorso nazionale di progettazione partecipata e comunicativa. Allora, la progettazione partecipata e comunicativa, qua forse ci avrebbe fatto comodo l'introduzione dell'architetto formato in merito alle questioni teoriche un po' più alte, sarò breve anche qui. È un'attività normale e usuale nel centro nord Europa, piano piano si è stesa anche all'Italia, approfittando soprattutto delle esperienze che venivano proprio dalla comunità europea, come gli urban, i contratti di quartiere poi, e le varie attività concorsuali, tra cui queste del concorso di progettazione partecipata, che ha avuto 3 edizioni. Molte amministrazioni hanno adoperato questa metodologia per condividere le scelte di trasformazione delle zone un po' più delicate della propria città, delle aree che richiedevano appunto un processo di trasformazione che prevedesse il massimo coinvolgimento possibile. L'edizione a cui ha partecipato Casoria, la seconda, vedeva la partecipazione di altre importanti città italiane. Ognuna di queste proponeva un'area e si proponeva di affidare ai progetti vincitori le attività legate alla progettazione definitiva ed esecutiva delle aree in questione, in maniera che la trasformazione, questa esperienza di progettazione partecipata, non restasse un esercizio, una bella idea, ma provasse a trovare luogo. Ho già detto che le esperienze di progettazione partecipata hanno avuto molte declinazioni in altre realtà, in particolare questa del concorso ha visto una particolarissima e, devo dire, molto interessante applicazione con l'intervento dei bambini. Cioè, la progettazione del centro storico di Casoria è stata sviluppata insieme ai ragazzi del circolo della scuola San Mauro, credo il primo circolo
del centro storico di Casoria, e fu preceduta e completata da un'attività di formazione che noi stessi progettisti dovremmo effettuare per poter provare a confrontarci in maniera costruttiva con questi piccoli utenti della città, questi piccoli cittadini. E, i laboratori furono, devo dire, qualcosa di interessante, di accattivante, di molto coinvolgente, perché ci fecero vedere con altri occhi una città, quello che spesso i tecnici non sono tanto abituati a fare, gli occhi dei bambini. Qui vediamo, per esempio, ci è piaciuto riportare i disegni che i bambini durante i laboratori avevano proposto come descrizione del loro centro storico. Questa qui, che vedete, è l'immagine che hanno i bambini del loro centro storico. Ce ne sono alcune molto belle, alcune molto idealizzate, sembrano più di desiderata che una descrizione. Ce n'è una in particolare terribile e bellissima allo stesso tempo, accanto al fiore, che è quell'edificio con le crepe marrone, la chiesa, forse una chiesa, forse un edificio un po' alto per essere la chiesa. Però questa è la prima parte. La seconda parte furono i progetti, e i progetti invece paradossalmente sembrano meno interessanti della descrizione della città, e sono progetti, sono delle immagini che fanno vedere che questi bambini, come vedremo poi in un paio di schede successive, perché il laboratorio fu organizzato molto bene, con un'attività online riempita dagli stessi dai bambini, dai genitori, dagli insegnanti, da tutta la scolaresca, che svilupparono delle schede progetto che poi ci furono consegnate. Fu l'inizio dell'attività di partecipazione. Stavo dicendo, i progetti sono meno... Si può tornare indietro? Sembrano meno interessanti perché sono semplicemente la descrizione della normalità. È come se i bambini ci avessero detto in questo progetto: osservate, c'è una vista dall'alto di un tombino con un cane, un edificio ristrutturato semplicemente, oppure la richiesta della presenza dell'acqua come elemento qualificante di uno spazio pubblico, perché il tema, questo è importante, il tema non era tutto il centro storico, era la piazza Santa Croce, la via Santa Croce, Largo San Mauro e gli edifici che all'epoca erano crollati a seguito dei dissesti idrogeologici di cui soffre il centro storico di Casoria, con 50 cavità censite. Sappiamo che è un posto particolarmente complesso da questo punto di vista. Comunque, dicevo, i disegni dei bambini sono fondamentalmente la ricerca della normalità. Se vediamo gli aspetti che loro descrivono, le cose che vogliono, sono la strada non dissestata, una buona illuminazione, uno spazio per giocare, uno spazio per riunirsi. Sono poche cose, molto precise. La risposta che abbiamo provato a dare, questa è la prima tavola di concorso. Il concorso, dicevo, è stato seguito dall'amministrazione dell'epoca, dall'assessore all'epoca all'urbanistica Massimo Santoro, che è qui in sala con noi, e dall'architetto napoletano, che già all'epoca dirigente del servizio urbanistica del comune di Casoria. Dicevo, tutta questa attività è stata raccolta in qualche modo. Noi abbiamo usato questa tavola, questa citazione di Duchamp, questa macchina, per immaginare un'attività che comprimesse, distillasse e restituisse le semplici richieste di questi bambini, che sviluppasse in termini progettuali le istanze. I bambini sono stati importanti in questo concorso, perché tutto sommato sono una delle utenze urbane meno ascoltate.
e forse tra le più attente hanno uno sguardo particolare, come abbiamo visto alle cose, e può essere stare attenti alle loro osservazioni può essere utile per cogliere quello che poi in fondo ogni progettista urbano ricerca, cioè la massima condivisione possibile delle proprie idee. Questo è un po' che voleva dimostrare questa prima tavola, una macchina per distillare, per riprodurre e produrre le idee che venivano fuori dalle attività di laboratorio. Il degrado del centro storico di Casoria è tutto sommato una cosa evidente, è dovuto alla spopolazione successiva al terremoto dell'80, al fatto che le attività tipicamente contenute in un centro storico, in particolare in un comune come Casoria, ovvero per esempio le attività commerciali, commercio al minuto, si sono spostate a Casoria al suo intorno. Casoria è una delle realtà, come voi ben sapete, che ha un maggior numero di nuovi luoghi centrali, che non sono più il vecchio centro storico, ma sono i centri commerciali e quant'altro. Questa considerazione, poi chiaramente c'è un problema, ci sono problemi di edilizia, di sostituzione, che è stata molto aggressiva nel centro storico di Casoria. Mi ricordo una famosa frase dell'epoca, era: ragazzi, voi ci pensate, in un centro storico c'è un piano regolatore che prevede 6 metri cubi su un metro quadro, che detto così, non so, per un tecnico è un'allucinazione. Se ci pensate bene, è una cosa veramente complicata. Cioè, 6 metri cubi a metro quadro è tanto, è una quantità di edilizia notevole per un'edilizia di sostituzione. E infatti si vede che in molte situazioni sono stati utilizzati tutti i 6 metri cubi a metro quadro. Comunque, tornando al progetto, noi abbiamo sviluppato, oltre all'attività di laboratorio, un'attività di analisi propria del nostro mestiere, un'attività che ha portato a guardare il centro storico, a inquadrarlo e a considerare la forma delle cose, soprattutto. È un'analisi tipicamente morfologica, un'analisi d'uso, di intensità d'uso, un po' quelle cose che poi col tempo, se andate sul blog a cercare l'altra comunicazione che abbiamo tenuto il 6 marzo, un po' quello che poi abbiamo sviluppato per le attività progettuali, è stata un po' un'inaugurazione questo concorso per cercare di capire come, oltre alla forma di un progetto, anche quindi oltre alla materia, anche il tempo, cercare di capire l'intensità d'uso, cercare di capire come venivano utilizzati. E poi abbiamo provato a riconoscere dei valori, perché nonostante il degrado di cui parlavo prima, il centro storico di Casoria ha degli importanti valori, valori di tipo morfologico sostanzialmente, le corti, questo modo di realizzare queste corti, diciamo tipiche dell'agro campano, con i portici al loro interno, con i giardini nascosti, sono un valore che secondo noi andava recuperato. La nostra ipotesi di immaginare un laboratorio permanente per la progettazione del centro storico, fatta allora sulla scorta dell'entusiasmo delle attività di laboratorio, ci sembrava e ci sembra ancora tutto sommato una buona idea. Cioè che l'attività di pianificazione non abbia un termine, ma abbia una continuità, credo sia una cosa connaturata proprio all'attività di pianificazione. Cioè la città si evolve molto rapidamente, gli strumenti che fissano un punto diventano difficili da gestire, vengono scavalcati dalla realtà. Ancora qui, questa è l'ultima tavola, era l'ipotesi di progetto che avevamo sviluppato, e il ridisegno della piazza Santa Croce, la rivalimentazione di via Santa Croce, la sostituzione dei due edifici tra vicolo I e vicolo IV Santa Croce, dove c'erano i due trolli,
adesso attualmente sono stati riempiti da nuovi edifici, hanno sostituito i vecchi crollati. Noi avevamo ipotizzato un piccolo centro sociale di quartiere e una piazzetta, la piazzetta dove riunire in quel punto, ad esempio, l'elemento, una delle forti richieste dei bambini, questo piccolo elemento di qualità che può essere l'acqua, così come l'avevamo riportato anche a Piazza Santa Croce. Il progetto ha avuto un seguito, sono stati i partecipanti a questo concorso, sono stati oltre 200 per tutti i siti, non solo per Casoria, per tutti i siti. E il Ministero ha provato a raccogliere, a portare avanti questa iniziativa. Alla fine alcuni di questi progetti sono stati realizzati, qualcuno si è fermato. Il progetto di Casoria, almeno per quello che riguarda la parte che ha a che fare con le due piazze, con la via Santa Croce, è andato avanti. Nel 2004 sviluppammo per questo progetto sviluppammo il livello definitivo. Lo mostrerò velocemente, le tavole non sono chiarissime, sono anche un po' datate come grafica. Era la riduzione, la leggera riduzione delle cose espresse nel progetto di concorso, cioè la riduzione alla realtà delle cose, quindi c'è qualcosa in meno, c'è magari meno ricchezza, però provavamo a riportare quegli elementi che avevamo già sviluppato nel progetto di concorso. Cioè il disegno non convenzionale, se vogliamo, oppure non storicizzante degli spazi aperti, e il tentativo di recuperare delle linee, degli allineamenti, delle prospettive differenti per ciascuno dei tre laghi e poi per il centro, il piccolo centro sociale. Ancora qui dei dettagli, le pavimentazioni, gli elementi di arredo della piazzetta di Piazza Santa Croce, di Piazza di Largo San Mauro, il piccolo intervento del centro di quartiere, fondamentalmente una manica con uno sviluppo planimetrico abbastanza limitato, qualcosa che desse al centro storico di Casoria un luogo di incontro protetto. Prefigurazioni anche un po', diciamo, spinte di questo piccolo centro civico. Questi progetti, come dicevo prima, così come il piano viene superato spesso dalla realtà, anche il nostro progetto, visti i tempi che ha impiegato per arrivare ad un livello progettuale più avanzato, è stato superato dalla realtà. Le due piazzette che erano al centro della via Santa Croce, frutto dei crolli, come vi ho detto, sono state, come immagino voi di Casoria sappiate benissimo, sono state sostituite dagli edifici che hanno ricostruito quel che c'era prima, quindi il progetto ha subito una riduzione significativa per quanto riguarda la volontà di insediare questi spazi collettivi. È rimasto tutto sommato il largo di Piazza Santa Croce, che è un largo fondamentale per la presenza della statua di Padre Ludovico, perché è una delle piazze più antiche di Casoria, è un luogo di traffico, di incrocio non in termini automobilistici, proprio l'incrocio delle pratiche abitative del centro storico di Casoria. E nel progetto esecutivo che abbiamo sviluppato tra l'anno scorso, sostanzialmente abbiamo provato a rendere questo incrocio diverso da come è oggi, provando a sottolineare le presenze importanti e le presenze simboliche, cioè la statua, il palazzo Rossi alle spalle, uno dei pochi episodi vincolati del centro storico di Casoria.
in maniera da far leggere a chi attraversa, a chi abita questo spazio, da farlo leggere come uno spazio dell'identità della città, pur, ripeto, cercando di non storicizzare questo disegno, cioè di non renderlo qualcosa di, come dire, completamente avulso dal tempo in cui è stata effettuata la progettazione. Qui passo rapidamente a farvi vedere tutta l'attività. È un esecutivo, è un po' tedioso come progetto perché è pieno di particolari, dettagli, misure e quant'altro. Questo è il disegno della piazza, non si vede benissimo, è un grigio purtroppo su un fondo bianco. Delle sezioni significative, ecco, un'altra cosa, se ricordate i disegni dei bambini, erano disegni, quelli della descrizione soprattutto, dicevo, si sono sembrati molto molto interessanti, erano disegni molto colorati. Pensate adesso al centro storico di Casoria. Vedete se vi restituisce questa immagine colorata che i bambini avevano del centro. E allora mi viene da pensare che magari c'è, siamo noi che non la riusciamo a leggere. In qualche modo nel progetto abbiamo provato a dare un po' di colore, ad usare il colore, soprattutto per quanto riguarda la vegetazione, anche i materiali adoperati, pur essendo materiali tipici, classici, il basolo piuttosto che il porfido, il calcare locale, li abbiamo ricomposti in maniera che restituissero qualcosa di nuovo. Il vecchio che restituisce qualcosa di nuovo, l'usuale che non è usuale. Ecco, vi dicevo, le stenze sono state scelte al di là della loro compatibilità con un ambiente urbano, quindi una grande resistenza, una ridotta manutenzione. Sono state scelte anche per il loro colore. Concludo con un paio di immagini. Questa è una foto fatta dall'edificio comunale nuovo della piazza come oggi. E questo è quel che dovrebbe venire fuori se fosse realizzato il progetto così come l'abbiamo descritto. Vedete, cioè, quel che è cambiato, c'è una cosa che qui si nota abbastanza bene, e abbiamo provato anche a muovere le quote della piazza, cioè a lavorare sulle quote, sul fatto che tra tra i tre vertici sia circa un metro e mezzo di dislivello, anche qualcosa in più. Attualmente c'è l'aiuola dove è contenuta la statua di Padre Ludovico che in qualche modo riassorbe con un muro di contenimento. Abbiamo provato a raccordarle queste quote in maniera da renderla tutta vivibile, tutta fruibile pedonalmente, senza impedire però che comunque un traffico tipo il cosiddetto carico e scarico, insomma le attività che attualmente si svolgono sul lato del municipio, venissero in qualche modo impedite da questo disegno. Però diciamo che l'uso normale di questa piazza che abbiamo immaginato è quello fondamentalmente pedonale, provando a limitare il traffico al lato esterno di questa piazza. E con questo concludo. Grazie.